Allora ragazzi, buongiorno, questa scena l'abbiamo già vista, ho appena parcheggiato nel nostro posto segreto a fianco all'aeroporto di Verona, Valerio Catullo, e adesso stiamo per correre, perché sono un po' in ritardo, io ho il volo per Napoli alle 11.45, sono le 10.40, quindi... No, non è che, no, di la verità non sono stressato. Pensate che di solito quando vado in America, o comunque anche i voli, quelli lunghi, importanti, comunque arrivo tipo 50 minuti prima, tra un'ora e 50 minuti prima di solito sono rilassato. Se arrivo tipo 40 minuti prima, lì inizia a essere un pochino più stressante la situazione, che non sai mai se ci siano problemi, mi devo prendere prima. Però finché si arriva un'ora prima, un'ora e 50 minuti ce la facciamo, anche perché Verona l'aeroporto è molto piccolo, quindi non penso ci siano problemi. Ho già fatto il check-in, ho già fatto tutto e quindi siamo abbastanza tranquilli. Alessia, che è la mia amica che mi ospita giù, che ho conosciuto a Rennes in Francia quando ho fatto il master all'estero, e lei è quella che mi ospiterà e mi ha chiesto come va, devo ancora fare colazione, ci ho mangiato un yogurtino sfigato, ora mi devo trangugiare l'acqua perché sennò la si butta via, sfortunatamente. Ah, in tutto questo stavolta come Sony ho preso la, sempre, vabbè, sempre la stessa Sony, ma ho cambiato obiettivo, non ci metto il 70-200 ma il 55, che è un pochino più piccolo e visto che andiamo nel bosco e è un pochino più luminoso, 1,8, quindi top. Ah, volevo comprarmi anche un altro obiettivo, il 35-150, che è un f2, da f2 a f2,8, per gli intenditori è tipo perfetto, solo che a parte costare 1.400 euro attualmente ho 1.000 cose per la testa, quindi non sarebbe la scelta giusta, però magari vediamo, anche perché devo scegliere tra questo, cioè tra quello e l'FPV, il drone FPV, perché mi piacerebbe imparare usando droni da 8 anni, mi piacerebbe buttarmi anche in quel mondo lì. Vabbè ragazzi, comunque ci sentiamo tra poco, io ora mi devo sistemare, via. Ragazzi, siamo a Verona appunto, vi ricordate quando vi ho detto che di solito un aeroporto piccolino non c'è mai nessuno? Ecco, non ho mai visto così tanta gente in fila, mannaggia me, e vedeste fuori, ci ho messo già un po' ad arrivare qua, poi figuriamoci con la security. Vabbè, speriamo bene che non mi lasciano nulla giù, dai. Cioè ragazzi, porca puttana, guardate quanta gente c'è, neanche fosse il controllo del passaporto a New York, mai vista così tanta gente a Verona, solo perché è sabato mattina. E spero di aver preso il power bank e di non essermelo dimenticato a casa. No, Olbia c'ero ieri. Allora, adesso andiamo a riempirci la borraccia come poveri in bagno. Ok ragazzi, adesso devo ancora vedere qual è il mio posto, se andare dietro avanti. Devo ancora vedere qual è il mio posto, se dietro avanti. Ah, 1C. Mannaggia, va bene, andiamo prima fila pole position. Ebbene sì, ragazzi, siamo finiti in prima fila direttamente per una volta. Dicevo ragazzi, è la prima volta che riesco ad avere un pochino di leg room, cioè guardate quanta roba. Oh ragazzi, siamo appena arrivati all'aeroporto, io sono il primo a scendere. Grazie, grazie. E adesso devo andare a cercare qualcosa da mangiare perché sto letteralmente morendo di fame, mannaggia me. Ah, tutto questo devo anche farmi tipo un account per Unico, che è un'applicazione per comprare tipo i biglietti. Ragazzi, devo capire dove cavolo andare. Sto provando ad uscire, anzi sto cercando il McDonald's, ma non c'è assolutamente niente. Ah, qua che roba. Vabbè, sono riuscito anche a prendere il biglietto per la navetta e adesso cerchiamo qualcosa da mangiare, perché la navetta parte tra 40 minuti e devo anche arrivarci al punto. Bon, siamo arrivati ad Avellino, sto ancora morendo di fame, devo ancora mangiare e adesso vediamo cosa fare, anche perché dovrebbe essere arrivata Alessia a prendermi su. Sono morto. Siamo arrivati in quel di Montella con la nostra carissima, simpaticissima
Alessia. siamo qua in quel di Montella, siamo arrivati in provincia di Avellino, provando dei costumi civili, cose locali, il tuo è finito, che è un Campari. E stiamo conoscendo gente del posto, gli autoctoni. Quali erano i piani per stasera alla fine? Allora, in realtà noi dovevamo andare a vedere la finale del Rionale, che ogni anno d'estate si scontrano calcisticamente dei vari rioni, cioè i quartieri del paese, dove in realtà, ecco, questa sera ci doveva essere la finale, importantissima appunto a seguire la festa di paese, però è venuta meno, insomma, questa occasione per litigi calcistici. Cioè, comunque, secondo te un minimo di sagra, un qualcosina? Sì, qualcosa, almeno qualche protesta, comunque da là nascerà poi la festa sicuramente. Va bene, fantastico, a posto. Montella, il documentario di Montella, ho portato anche il drone, tu scherzi. Oh, dai, per te è bellissimo. Lo facciamo? Certo, cioè, lì fai il mio testo. Pensa che io ho portato, cioè, in 6 mesi di Rennes in Francia, sì, io non ho mai utilizzato il drone. No, non l'abbiamo utilizzato una volta. Sì, a Mont-Saint-Michel, non a Rennes. No, a Rennes no, mai. Mai Rennes, cioè mai. Mai una ripresa, mai. Avevo la videocamera, mai fatto un cazzo. Miseria ladra. Vabbè ragazzi, comunque questa è Montella, come vedete ci sono dei lavori in corso, esatto, situazioni, gente che guarda e siamo nel mitico pandino di Alessia a farci il nostro giretto. Esatto. Olè. Montella è un paesino di 6-7 mila abitanti in provincia di Avellino, quindi siamo ad ovest. Irpinia. Dove? In Irpinia. Irpinia? La zona, ok. Non, molto ignorante, io so solo che siamo. So solo che io oggi in aereo ho guardato Maps per capire dov'era Montella. E anche Avellino, ho una cultura. Adesso andiamo nel parcheggio di casa. Andiamo nel parcheggio di casa, ragazzi. Bello che neanche ti si vede nella ripresa. Allora ragazzi, incredibilmente stasera andiamo a mangiarci una. No. Capito? Non si sa. Non mi vedo, Okay, devo fare così allora. E ce l'abbiamo mangiare, non si sa, una pizzettina? Non si può dire? Facciamo adesso un aperitivo. Aperitivino. Nella piazza del paese. Nella piazza del paese. E poi magari, esatto, poi vediamo. E poi si vede, non si sa. Non si sa, al massimo prendiamo una pizza e la portiamo al bar e la mangiamo lì mentre beviamo. Cosa che sarebbe impossibile da fare in un con la signora Fenicia. Esatto, la signora Fenicia non permette queste cose. Solo se c'è il signor Diego. Diego, va bene. Oddio. Che carina comunque queste casette, questi anfratti. Questi anfratti. Questi anfrattini, molto carina. Lorenzo. È il mitico paese di Montella, ragazzi, come vedete si è già animato. Però adesso ci sono solo i vecchi. Solo i vecchi, però io ho molta molta fiducia. Molta fiducia, ragazzi. Mi sa anche Gaetano. Eccola qua, bellissima. Alla fine Madame ce l'abbiamo fatta a prenderci una. Ce l'abbiamo fatta a prendere una pizza. Lorenzo ha preso una tonno di cipolla. Qui una margherita. Alza la fotocamera. È una margherita. Qui una margherita. Ok. E dove siamo? In che baretto? Siamo all'insomnio. Insomnia dopo tre birrette. Esatto. Adesso mangiamo un po', una pausa cibo e poi si riprende. C'è Isa che mangerà con noi. Ah, la metà. Lo stavo guardando, eh. Molto bene. Vabbè. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Dicevo, siamo qua a Montella in questa ottima sagra che hanno organizzato in mio nome. Non perché è una sagra. Non è una sagra. Questo concerto. Esatto, concerto. Una serata estiva qui, tipica in paese. C'è un gruppo di Frigento. Braccia concerte. Tutti in braccia concerte, media 56. Ah, adesso applaudono. Ah, adesso stanno applaudendo, finalmente. Prima volta che il pubblico interagisce nelle ultime 2 ore. Sì. E noi stiamo qua, stiamo un po' bevendo. Qualcosina, sì, tranquilla.
pizza molto chill. Com'era la pizza? Buona, buona, ma è un po'... gommosa? Pizza non gommosa, un po' panosa. Un po' panosa, un po' panosa. Quindi qua Napoli, la Campania. Non siamo a Napoli, siamo in Irpinia e è una pizza è diversa rispetto a quella napoletana. È un altro tipo di impasto. Un altro tipo di impasto. È un po' più grezza, perché noi siamo più grezzi. più grezzi, raga. E quindi adesso fanno un discorso finale dove diranno votate X, Y, Z, mi raccomando, alle prossime comunali. Per l'X Factor, per... No. Stiamo aspettando che arrivi la gente giovane, che spunti da dietro i cespugli, che si abbassi l'età media. Allora, in realtà qualcuno arriverà verso le 11.30. Che ore sono? Fallo un po' di musichetta, qualcosa. Dopo qui mettono la musica, credo, sì. Di solito. Forse. Bene, ragazzi, allora ci aggiorniamo dopo. Allora, qua ragazzi non si scherza. Ragazzi non si scherza qua. La vita campana è sempre un'avventura. Ok, adesso andiamo a dormire a mezzanotte e mezza. Però domani alle 11 ci alziamo. Andiamo a comprare le tisane tanto amate da loro. Oh, le tisanine. Perché in Francia la signorina mi faceva bere questi infusi, queste cose particolari. Sì. A tel punto che mi sono mezzo innamorato. Ho detto, cazzo, qua è la soluzione giusta. E domani andiamo nello store ufficiale qui delle tisane. Poi dopo andiamo a pranzo fuori, vediamo dove, e organizziamo la giornata. Vediamo. E domani sera poi torniamo a casa, si dorme, Lorenzo dormirà fino alle 10. Sì. E poi usciamo e rimarremo in giro fino alle 10. Ma io non sono uno che dorme tanto, infatti so già che stanotte mi sveglierò tipo stamattina alle 7, alle 8. Ma dormi, non ti svegliavo. Ma non è che scelgo di dire, ma oggi dormo. Purtroppo il corpo ragiona un po' come cazzo vuole. Comunque ragazzi, adesso andiamo a dormire e quindi si fanno i saluti finali. Cosa vuol dire? Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire un'accusa. Allora, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, attivate la campanella, aiutate il dio algoritmo a capire che... E venite in Irpinia. Venite in Irpinia, mi raccomando, supportiamo economia locale. Sì, poi domani possiamo fare un tour dei prodotti e dei vari posti, no? Intervistiamo un po' i locali, anche. Così. Sì, va bene. Pazzesco, va bene ragazzi, dai, ci vediamo.